casella. Non voglio fare preamboli su questo perché passo la parola direttamente al Presidente, che è molto più indicato di me. Ne faccio Daniele Casella. Presidente. Allora, io vorrei dire questo. Innanzitutto ero contrario personalmente a presenziare a questa presentazione, fondamentalmente perché sono reduce da una prima presentazione che voglio immediatamente e più velocemente possibile cancellare dalla memoria. Su Daniele io vorrei dire molto poco, fondamentalmente perché vorrei che ognuno di voi avesse la possibilità di conoscerlo e di conoscere quelle che sono tutte le sue qualità. Daniele è un manager estremamente attento, preparato e meticoloso in tutto il suo lavoro. E la cosa che più deve essere sottolineata, secondo me, è che non è un uomo di calcio, è un uomo che non ha giocato al calcio, che non è appassionato di calcio, che non è tifoso di calcio e quindi ha spesso, addirittura anche a mia differenza, la capacità di analizzare le situazioni con una asetticità che spesso è estremamente importante. Ci lega una empatia fortissima, ci lega un rapporto molto di pelle e basta, continuiamo a essere appartenenti alla categoria dell'angolo di cielo e no, per dire perché secondo me dove farlo e quindi penso che sia la cosa più semplice passare la parola a Daniele, perché meglio di lui non si potrà presentare nessuno. Grazie Presidente, grazie Andrea. No, confermo che sì, ora Andrea esagera sulle mie qualità che francamente insomma vedremo con calma. Sicuramente sono venuto qui a Spoleto semplicemente attratto, intanto bene come dice il Presidente, no, da questa seria empatia che c'è tra noi due, dalla non necessità di spiegare due volte la stessa cosa, che è una delle forse caratteristiche che più difficilmente si incontra quando si hanno rapporti sociali tra diversi, soprattutto diverse esperienze. Io appunto, come diceva il Presidente, non provengo dal mondo del calcio, sono un uomo di business. Tratto il mondo del calcio da tantissimi anni, non sono un tifoso, ecco, non che non sia un appassionato, non sono un tifoso. E quindi con, come diceva appunto lui Andrea, con asetticità e con forse un po' di obiettività guardo sempre più alla parte, diciamo, sostanziale di quello che è una società. Naturalmente sono un grandissimo appassionato di sportivi, sono un ex sportivo professionista, il settore mio era tutt'altro, quindi insomma aveva a che fare con l'acqua, quindi nuoto e tuffi, però chiaramente, ripeto, il calcio è un mondo che io vivo da tantissimi anni e come penso qualsiasi italiano nato in Italia. Legato, insomma, come? Per legato tuffi, no? Sì, certo. E nulla, che dire, partendo dalla cosa più importante, non sono io assolutamente né mai mi interessa diventare la parte interessante della società. Mi interessa che questa società abbia risultati che merita una città che mi ha immediatamente accolto in maniera, direi, clamorosa, con un affetto, devo dire, abbastanza raro da trovare nelle città dove sono stato. Io giro il mondo da quando avevo 11 anni, sia prima per lo sport e poi per il business, quindi non ho mai smesso e non credo che smetterò. La mia vita si svolge praticamente quasi sempre in Svizzera, ho una storia legata. Detto questo, sono felicissimo di avere questa che mi è stata regalata stamattina dal responsabile dei tifosi che... Gliela devi dire. Che, no, questa me la... No! Scarnecchia. Perfetto. Sono felice, infatti, ne indosso al mio modo perché io le porto sempre. Scarnecchia, va bene. Le porto sempre sul braccio destro, ben legate, quindi a segnare anche un senso di appartenenza vera. Non me la leggo al collo anche perché ho capito, non me ne vorrete. Direi che tutto quanto quello che riguarda d'ora in poi appunto l'aspetto, diciamo, manageriale dell'azienda, potete tranquillamente rivolgermi domande e tutto il resto, senza nessun problema, imbarazzo, io sono venuto a rispondere a tutto e a tutti. Però credo che sia solo il momento di parlare di Comunità Spoleto, non di Daniele Casella. Per cui credo che Carlo Pascucci, Marco Goli insieme potranno sicuramente rispondere a tutte le domande tecniche. Ve ne faccio una io, non domandate a oggi per cortesia,
la rosa dei giocatori, perché stiamo facendo, visto che abbiamo lavorato come tutto work in progress, abbiamo lavorato come dei muli, come dei tori, ci piace dire i tori, perché se il toro è toro di sono abbiamo una serie, una cronologia, non è, anche non è del toro lui il presidente. Vierci. No, però, però è un detto che è servito a spiegare un pezzo del nostro recente passato, che il problema è che i tori non possono essere e quindi sono solo le giovenche, noi vi comunicheremo la lista della spesa, no, lui la lista della spesa la facciamo di comune accordo, ovviamente con l'avallo del mister. È chiaro che partiamo da un presupposto di che le cose semplici, il mister gioca con questo modulo e quindi in funzione del modulo gli dobbiamo cercare i giocatori giusti, perché se poi cerchiamo le mezzale i trequartisti magari no, per dire ci sfugge Carlo Pascucci a vostra disposizione per tutte le domande che volete fare. Io volevo spendere solo due parole per chi questo binomio Pascucci-Gori, che tra l'altro hanno giocato anche a calcio insieme, che hanno giocato a calcio insieme e siamo con il presidente con Andrea, insomma, c'è un'amicizia e sono anche diversi anni che proviamo a lavorare insieme, poi per una serie di altre circostanze insomma uno ha preso la propria strada. Però quando mi ha chiamato io mi sono messo subito a disposizione e quindi questo poi la cosa si è concretizzata, mi ha fatto molto piacere perché in questo momento ci sono tanti altri miei colleghi anche che sono fermi, quindi è sempre bello poter lavorare e questo è un discorso che faremo anche ai ragazzi, perché ci sono tanti giocatori anche in questo momento senza squadre, quindi è importante essere presi in considerazione. È chiaro che poi una città come Spoleto c'è il suo fascino, è chiaro che vorremmo cercare di ricreare grande entusiasmo, questo ci mettiamo tutta la nostra buona volontà, la nostra professionalità e ci auguriamo poi che possiamo anche ottenere appunto quei risultati che sicuramente fa piacere poi ottenere a tutti quanti, non solo alla città ma alla società e soprattutto a noi stessi. Noi siamo contenti invece di tutti i ragazzi che sono qui oggi perché sono i ragazzi che a noi serve di valutare e verificare, che sono gli under. La differenza tra un buon campionato, un discreto campionato, un ottimo campionato, un pessimo campionato, spesso in Serie D passa soprattutto per loro. E quindi la nostra, pensiamo, intelligenza organizzativa nasce dal bisogno di valutare loro per primi, perché il concorso della situazione non abbiamo bisogno di sapere che è un bravo giocatore, ce lo dimostra tutti gli anni facendo gol, quindi noi abbiamo invece bisogno di scoprire il 97 forte, il 96 forte, non dico neanche il 95 perché il 95 oggi già dovrebbe essere con almeno un paio di campionati sulle spalle, no? Però noi siamo scelte ripresi del 98 interessante in funzione di crescita, abbiamo un'idea di fare un percorso che sia un po' più lungo di un altro, tanto è vero che ci siamo legati e riconnessi con una pluriennalità nel progetto tecnico che deve riguardare ovviamente soprattutto il giovane. Quindi torniamo ai mister, perché sotto quello sono 97-98 al ruolo dove troviamo, diciamo tra virgolette, quelli che noi fanno al nostro caso gli under, possiamo valutare anche poi la situazione di un portiere che se è bravo lo possiamo mettere anche grande e possiamo giocare con giovani più in mezzo al campo senza nessun problema. In qualche maniera avevamo avvertito l'un l'altro che avremmo potuto lavorare insieme non si sa in quale ruolo e quindi siamo riusciti a avere questo tipo di rapporto di lavoro.
Per quanto riguarda Carlo, ci conosciamo da 30 anni, abbiamo lavorato insieme. Posso solo dire che così occhio e croce, tra tutte e due mettiamo insieme 7, 8, 900 partite dei professionisti, 30, 35 anni di calcio. Quindi più che noi dobbiamo spendere le parole, i nostri tifosi devono spendere stavolta un po' di soldini, perché sennò le squadre non si sostengono solamente con la passione. E questo è un dato di fatto. E se ci aiutano come ci hanno dimostrato di volerci aiutare, noi portiamo questa squadra a un buon livello. Assolutamente sì, infatti il discorso è proprio questo. Io ho terminato il discorso di presentazione della maglia dicendo che vogliamo vivere un anno da protagonisti, e questo infatti sarà lo slogan della nostra campagna abbonamenti. Per fare ciò però naturalmente c'è bisogno del supporto della città e del supporto dei tifosi. Abbiamo fatto una tessera annuale che costerà 100 euro, quindi veramente... Io mi sono permesso di dire solo 100 euro. Una spesa veramente irrisoria rispetto a tutte le partite del campionato, quindi 17 partite del campionato a 10 euro l'una vengono 100 euro. Questo 16 hanno dato in questo. Ok, perfetto. Insomma, 100 euro sono comunque... 100 euro sono comunque 100 euro, quindi è un importo veramente... irrisorio, diciamo. E appunto tutto ciò legato al fatto, mi ricollego di nuovo al nostro slogan, che per vivere insieme questo anno a protagonisti abbiamo il bisogno di tutti e soprattutto il supporto dei tifosi, quindi li chiamiamo a raccolta e insomma abbonatevi.